while you've been getting down and out about the liars. Barra Facebook avrà visto già il mio cambio look. Sembrano molto molto scuri, ma vi assicuro che alla luce naturale del sole, purtroppo oggi è una giornata, oggi da un bel po' di tempo a questa parte fa schifo il tempo e quindi non si notano in videocamera con la luce del sole, perché sto puntando la luce quella della lampada, della lampadina, e non si vede il viola, ma vi assicuro che sono di un viola acceso, cioè il capello è totalmente viola. Lo so, ho abbandonato il rosso, sono leggermente malinconica, però d'altra parte volevo cambiare perché era già 2 anni che avevo quel colore e davvero non ne potevo più. In più avevo i capelli sulle punte stra brutti, scaricati, rovinati. Nel prossimo video vi farò vedere, in uno dei prossimi video vi parlerò della mia hair care routine e nel prossimo video vi farò vedere cosa ho fatto per diventare così, ecco, che cosa ho utilizzato, eccetera eccetera. Oggi parliamo del chai tea latte, da come avete letto dal titolo, quindi cambiamo, capovolgiamo il discorso dai capelli a qualcosa da bere. Sarà monotona, ma avrete visto molte foto ultimamente di me fissata con questa bevanda e avete anche visto che ho comprato la Yankee Candle al sapore del chai tea. Bene, allora, che cos'è? È un tè, prevalentemente un tè nero speziato con spezie indiane stra forti, buonissime. Io adoro le spezie e mi piacciono un sacco, le infilo dappertutto, che sia dolce o salato, io veramente vado matta per le spezie. Quando mi sono fatta da sola questo tè la prima volta, veramente da lì non ho più smesso. Mi sono innamorata e sono diventata dipendente. Quindi ho postato parecchie foto, a molte di voi è interessata questa ricetta e me l'avete chiesta, appunto faccio questo video perché è stato tanto tanto richiesto. E è una ricetta che si trova praticamente ovunque, YouTube, blog, dappertutto. Io vi faccio vedere la mia semplicissima e modestissima ricetta, cioè come lo faccio io, non è una ricetta, non è la ricetta, è come lo faccio io. Ovviamente ci sono molte più spezie utilizzate che io purtroppo non riesco a trovare, le posso trovare solo online, ma sinceramente non mi va di fare ordini di spezie. Mi piace come esce il chai con le spezie che ho, ecco. Dopo questo annuncio breve, io vi lascio al video dove vi faccio vedere la ricetta e niente, buon chai tea latte. Se lo fate taggatemi su Instagram ovviamente, e così posso vedere il vostro chai tea latte. Un bacione e buona ricetta! Iniziamo a creare il nostro chai tea latte. Ovviamente gli ingredienti che utilizzerò io sono secondo i miei gusti, voi potete aumentare o diminuire le dosi o utilizzare anche qualche ingrediente in meno. Io utilizzo questi che vedete sullo schermo con le dosi indicate perché sono secondo i miei gusti, e appunto lo zenzero, chiodi di garofano, pepe nero, cannella e tè nero, e poi il latte per miscelare il tutto e fare il nostro chai tea latte. Iniziamo questa ricetta che crea assuefazione. Io ve lo dico, io metto le mani davanti, non mi date poi le colpe, perché è veramente molto molto buono. Inizio col scaldare il latte. Io scaldo poco più di mezza tazza, perché queste dosi che vedrete nel video saranno per me e mia cognata, quindi 2 persone, ma le dosi che vi ho dato è appunto per 1 persona. In un pentolino scaldo l'acqua, utilizzerò 2 tazze perché una per me e una per Angela. Per questioni pratiche ho dovuto riscaldare l'acqua nel pentolino, ma voi potete benissimo farla bollire nel microonde. Procedo poi con aggiungere tutte le mie spezie, quindi cannella, chiodi di garofano, zenzero, pepe nero, insomma tutto quello che avete visto nella lista a parte il latte, e lascio in ebollizione appunto il tutto in modo che l'acqua prenda bene il gusto di tutte le spezie. Quando poi sarà il momento di spegnere il fuoco, perché l'acqua incomincerà a bollire, dovrete aggiungere il vostro tè. Io utilizzerò 2 bustine perché, come vi ho detto, sarà per 2 persone, voi utilizzerete 1 bustina a persona. E aggiungo queste bustine, lascio in infusione come scritto da bustina e li strizzo per bene col cucchiaino. Ogni volta che strizzo le bustine di tè con il cucchiaino, con questo metodo, mi sento una figa, ma devo dire grazie ad Andrea che me l'ha insegnato lui, perché io non lo conoscevo.
e se non faccio danni non sono contenta. Comunque filtro il mio tè speziato attraverso un colino, un passino, insomma come volete chiamarlo, e passo poi con lo zuccherare il mio tè. Utilizzo lo zucchero di canna, questo qui specifico, che lo trovo veramente buonissimo, ha un retrogusto di liquirizia che è favoloso. Potete utilizzare dello zucchero normale o anche il miele per zuccherarlo a piacere, insomma. Ed eccoci nella parte finale della ricetta. Dobbiamo semplicemente montare il latte. Questo è un passaggio che potete fare o meno, dipende se volete questo effetto pannoso del latte. A me piace un sacco e non avendo altro per montare il latte mi arrangio col mio mini pimer. Quindi questo è il risultato finale, non fa tantissime bollicine ma ne fa abbastanza per appunto raggiungere questo effetto un po' pannoso. Lo aggiungo al mio chai tea e come tocco finale una bella spolverata di cannella e il nostro chai tea latte è completato! E spero che la farete in tanti. Mi ha aiutato mia cognata a filmare il video perché io nel destreggiarmi tra vari attrezzi della cucina stavo facendo il caos totale e così lei mi fa: ma scusa, ma se ci spostiamo dal tavolo verso il piano cottura? Io perché prima facevo tutto al microonde. Io faccio tutto al microonde, però per facilità e comodità nel filmare vi ho fatto tutto sul fuoco diretto. Quindi non avendo un attrezzo per montare il latte mi sono dovuta arrangiare, come avevo visto in un video di un'americana si era arrangiata così. Ho detto vabbè, proviamoci, almeno qualche bollicina la fa e mi dà quel senso di latte pannoso. E niente, buona continuazione, un mega bacione, un mega abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video e vi voglio tanto bene. Ciao patatini e patatini.